Francesco Monte, la nonna sta soffrendo per la rottura con Cecilia Rodriguez. Francesco Monte News, la famiglia e la nonna stanno soffrendo dopo la scelta di Cecilia Rodriguez. Non solo Francesco Monte sta soffrendo per la rottura con Cecilia Rodriguez. Anche la famiglia dell'ex tronista di Uomini e Donne è amareggiata e delusa da quanto accaduto davanti a milioni di persone al Grande Fratello VIP. Il settimanale di più ha interpellato, nell'ultimo numero in edicola, alcuni familiari del ragazzo. Che, senza troppi giri di parole, si sono professati frustrati dall'intera vicenda. Soprattutto perché in 4 anni di relazione la famiglia Monte ha instaurato un ottimo rapporto con la sorella di Belen. E tra fratelli e zii quella che sta soffrendo più di tutti è la nonna di Francesco, la signora Caterina. La donna, come ha raccontato uno parente dell'attore emergente alla rivista di Sandro Maier, ha accolto l'Argentina come una nipote. E non vedeva l'ora di ammirare la coppia all'altare, un sogno che Francesco e Cecilia avevano manifestato in più di un'occasione, sia pubblicamente sia privatamente. Nonna Caterina sta male per la rottura tra Francesco e Cecilia. Nonna Caterina ha accolto Cecilia in casa sua come una nipote, ha appeso al muro una foto di Francesco con Cecilia. Non riesce a credere che sia finita. Francesco le parlava dell'idea di volersi sposare con lei, del matrimonio, dei figli, ha raccontato uno zio di Monte alla popolare rivista. Un parente di Francesco ha confidato che la piccola Rodriguez si è subito integrata con la famiglia pugliese, tanto da presenziare ai loro eventi pure in assenza del fidanzato. Proprio prima di entrare al Grande Fratello VIP con il fratello Jeremias, Cecilia si è recata in Puglia per salutare tutti. Francesco Monte ha infatti organizzato una piccola festa per la fidanzata in vista di questa nuova opportunità lavorativa. Inoltre, la coppia ha trascorso l'estate tra Taranto e Ibiza, dove sono stati ospiti di Belen Rodriguez e Andrea Iannone. Cecilia Rodriguez vuole chiedere scusa alla famiglia Monte. Cecilia ha sempre parlato bene della famiglia di Francesco e per questo ha già manifestato la volontà di fare visita a tutti i componenti per scusarsi personalmente di quanto accaduto. I familiari di Monte riusciranno a comprendere la ragazza e a perdonarla?